Parliamo anche con Luca Villa della gara. Allora, Luca, un buon pergo, una sconfitta che brucia parecchio. Sì, una sconfitta che fa male perché comunque abbiamo, come dicevo poco fa, abbiamo preso solamente due tiri, tra l'altro sono arrivati da due nostri errori evitabili, però comunque abbiamo creato anche oggi almeno quattro palle gol, due primo tempo, due secondo, forse anche cinque, siamo stati magari un po' sfortunati ma anche magari poco bravi a sfruttare queste palle gol e alla fine gli errori li paghi e quindi una partita che si poteva portare a casa è diventata una sconfitta che fa male. Insomma, voi cercate sempre, soprattutto anche nel secondo tempo, di giocare palla, e di arrivare palla a terra dall'altra parte. Alle volte vi prendete anche dei rischi di troppo? Sì, il giro palla comporta sicuramente dei rischi, poi anche con un campo bagnato dove la palla corre velocemente c'è qualche rischio in più, però comunque il nostro modo di giocare è quello di partire sempre dal basso, creare, costruire gioco sulle fasce, nella zona centrale del campo, credo che si sia visto anche oggi, poi capita a tutti di commettere un errore, purtroppo è stato un errore che poi ha portato ad un gol che ci ha tagliato un po' le gambe perché fino a quel momento non avevamo rischiato nulla, ma anche nel secondo tempo a 4 minuti dalla fine vai a prendere un gol del 2-1 quando avevi fatto prima tre occasioni nitide da gol che addirittura uno è riuscito anche a segnare, annullato clamorosamente, però alla fine poi a 4 minuti dalla fine la beffa del secondo gol, anche quello evitabilissimo. Sei più soddisfatto per la prestazione o più preoccupato per il risultato? No, preoccupato no, perché comunque siamo alla quarta giornata, si può rimediare sempre agli errori, soprattutto se sono errori così che non di posizione, ma magari errori tecnici e magari anche di un po' di disattenzione. Però preoccupato assolutamente no, una prestazione buona, il rammarico è tanto perché una buona prestazione si poteva portare a casa benissimo, non dico un punto, ma addirittura tre.